magari di scarti, c'è l'interessamento, questa voce molto forte che viene da Milano, di Davide Santon accostato al Napoli, quasi addirittura in dirittura d'arrivo questo acquisto. Santon comunque è un giocatore che ancora giovane e che è nel giro della nazionale, anche se non è stato convocato agli europei. Santon il discorso è diverso, Santon è un ragazzo che ha 18 anni, non dico era titolare nell'Inter del triplete, ma ha giocato tantissime partite. È un giocatore che si è un po' perso, però ha grandi qualità, altrimenti Mourinho non l'avrebbe fatto debuttare e poi giocare tante volte. È un giocatore che si può recuperare, un giocatore che probabilmente nell'Inter non può più giocare perché ci sono delle problematiche ormai che non possono essere superate. È un giocatore sul quale io farei tranquillamente una scommessa, tant'è vero, se, tanto più se costa così poco. Ma costa pochissimo, infatti. Per esempio, io prenderei Balotelli tutta la vita, perché Balotelli è un grande giocatore pazzo, però essendo un grande, però è un grande giocatore. Io preferisco i grandi giocatori un po' pazzi anziché le persone savie che ma soprattutto giocare a pallone, altrimenti francamente farei il tuo nome, che mi sembra un ragazzo molto equilibrato. grazie anche se probabilmente con i piedi non valgo Balotelli sicuramente, però Balotelli ha questa particolarità, appunto come Santon, che sembra addirittura costare poco rispetto gratis, praticamente lo prendi gratis, paghi l'ingaggio che non è neanche più certamente gli devi fare un ingaggio particolare, gli devi fare un ingaggio di un anno con opzioni sugli anni successivi, magari un prestito proprio con diritto di riscatto. Io lo prenderei a titolo definitivo contratto, col contratto che hanno fatto a Sarri, contratto di un anno a prescindere dalla cifra che guadagna, anche, può essere anche medio alto, contratto di un anno con opzione sugli anni successivi, per cui lui deve guadagnarsi la conferma sul campo. Perfetto, va bene, allora dalla redazione è tutto, ci vediamo in questi giorni, ciao.